Ciao a tutte ragazze, siamo tornate con un nuovo video. Ci sono anch'io. E finalmente c'è Alessia, eccola qui. E ragazze, prima di tutto volevamo fare le nostre congratulazioni alla vincitrice del nostro primo giveaway, che è Sara. Sara. Quindi Sara, complimenti, un bacione. E visto che noi siamo tanto buone, siamo di cuore, siamo tanto di cuore, ed è la verità, e abbiamo deciso di fare un altro giveaway. Okay. Perché vogliamo dare l'opportunità un po' a tutte voi di vincere qualcosina. E quindi abbiamo fatto altri acquistini. Qui è su, è pieno di regali. Pieno. Molto, molto carini, invitanti. Tu comincia a far vedere. Allora, cominciamo subito. Partiamo da quello un po' più alla buona. Sì. Eccolo qui. Spero che si veda bene. Allora, questa è una spatolina che ho anch'io. E la utilizzo per miscelare i fondotinta, i correttori, tutte queste cosine così. Tocca a me. Allora, penna con reggi smalto. Molto carino anche il colore. Rosa. Che adesso vedrete che è tutto rosa. Sì, è tutto rosa. Allora, poi? Altro regalino è questo pennellino qui a ventaglio, che potete utilizzare per mettere l'illuminante, per togliere l'eccesso di ombretto che cade sulla guancia, oppure volete mettere la cipria. Ragazzi, sapete benissimo che i pennelli potete farci l'utilizzo che volete. Quindi, poi altro regalino. Sempre fucsia. Il buffer. Eccolo qua, carinissimo. Proprio bello il colore. No, infatti, cioè, perché sì, il buffer serve, ma è stupendo il colore, non potevo non regalarlo. Comunque, come si dice? Fluo. Allora, altro regalino, sempre un pennellino, questo a lingua di gatto, che utilizzate per applicare l'ombretto sulla palpebra mobile, oppure per mettere il correttore sotto le occhiaie, nei punti un po' più strategici. Fate quello che volete. Come brava. Chi? Come sei brava, come sei parla, tutta tranquilla. Io invece sto morendo di ansia. È specifica perché? Perché io oramai mi sono un po' più sciolta. Invece lei, anche perché lei comunque per fare le nail art non sempre si fa vedere. Non c'è, diciamo, bisogno, dovete viso, vedere le mani. Le manine. E quindi è un po' più, non timida, un po' più agitata. Sì. Vabbè, tanto poi ci sciogliamo sempre. Rompiamo il ghiaccio e tocca a qua. Ecco qua. Perline. Sempre viola, tanto per cambiare. Vabbè, oggi dobbiamo comprare un po' tutto su questi tutto rosa, ma toni. Perché siamo... siamo femminucce. Sì. Allora, altro regalino per rimanere in tema, che ha scelto lei, che gli piaceva questo colore, è questa spugnetta per cipria, con tutti questi cuoricini viola, il fiocchettino rosa, molto carina. Poi, questa, che mi piaceva tantissimo, brillantini. Allora, mi piace perché vedete su ha questi buchetti e quindi è facile l'applicazione. Tic tic. E non perdete neanche un po' di prodotto in eccesso. Rewind. Aspetta. Vai. Brillantini, confezione gigante e su ha questi fori. Così è più facile l'applicazione sulle unghie. Poi? Perfetto. Altro prodottino che abbiamo deciso di regalarvi è questo latte detergente della Glenova. Allora, è molto buono, lo siamo anche noi, e abbiamo deciso di regalarvelo perché è senza paraffina, senza parabeni e senza siliconi. E quindi fa il caso nostro. Anche se noi non siamo fissatissime, però l'abbiamo trovato così, sì, e ve l'abbiamo regalato. Io ho la pelle delicata e comunque non mi dà... irritazione, fastidio, non dà fastidio. Sì, buono. È buono. Accettato. Poi... unghiette finte. Beh, non badate al colore, così, un colore nuovo, però sono carine. Poi? Unghiette finte, che stanno ancora aspettando. Ok. Ma tu mettiti in lista. Va bene. Ultimo regalino per quanto riguarda il make-up, sono questi dischetti struccanti, anche questi ipoallergenici, e li usiamo anche noi. Poi, io per voi ho preso... aiuto, ci sono... questo dotter e poi pezzo forte in fondo, 8 pennelli da nail art, eccoli qua. Allora, per il loro utilizzo noi abbiamo scritto, anzi io ho scritto un articolo sul nostro sito www.dogmalabo.it, anche perché io non ci capisco niente di pennellini come io non ci capisco niente di trucco.
ci compensiamo però. E comunque per il loro utilizzo, se vi interessa, se non lo sapete ancora fare, andate a vedere, leggete l'articolo. Comunque 8 pennellini direi che per iniziare è un bel regalo. Infatti. Poi ragazze, ultimo regalo, ma non meno importante. Abbiamo deciso di regalare di nuovo questa collanina, come abbiamo fatto al primo giveaway, perché a noi piace tanto e spero che piaccia anche a voi. Sì, è vero. Ragazze, questo è tutto, questi sono i premi in palio per questo giveaway. Mm-hmm. Ah, vediamo come si dice? Allora, regolamento. Il regolamento lo scriviamo come sempre nell'info box, però vogliamo dirvi diciamo questa volta già. Che... Allora, dovete commentare sotto questo video, essere iscritti al nostro canale YouTube e lasciare un massimo di 5 commenti, così tutte voi avete la stessa opportunità di essere sorteggiate. E questa volta l'estrazione avverrà proprio sul nostro canale YouTube, sì. Quindi non più sul blog, anche se dovete essere iscritti anche al nostro blog. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, Facebook e... che più ne ha più ne metta. Se esistono altri social, mettiamoceli. E voi ragazze, che vinca la migliore. Un bocca al lupo. Ciao! Ciao.